Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È di scena oggi il campionato di seconda categoria Calabria. Sono di fronte Meritese e Cinque Prontese. Risultato del primo tempo 1-1. Vi dice tutto Ivano Verducci, che è con me. Di nuovo buonasera amiche ed amici che ci ascoltate e ci vedete per questo incontro tra Meritese e Cinque Prontese. Nel primo tempo abbiamo visto la Meritese giocare con Idaala, Ganam, Meduri, Candito, Gurneri Vincenzo e Gurneri Giuseppe, Nucera, Latella, Scaramuzzino, Zaccone e Pansera Salvatore. Per quanto riguarda invece la Cinque Prontese, si è schierata con Fiorillo, Ocello, Pisano, Pagano, Attisano Simone, Fenu, Mavrici, Tigani, Chirubino, Campisi ed Attisano Vincenzo. In panchina per la Meritese troviamo Manti, poi Barreca, Caracciolo, Pansera Bruno, Said, Merri, Calabro, Tripodi, Labate, Scaramuzzino. L'arbitro è Giosa da Reggio Calabria. Il risultato è di 1-1 per i gol di Candito e poi al 32esimo il pareggio di Campisi per la Cinque Prontese su calcio di rigore, che ribadiamo secondo noi è netto, l'intervento di Latella che ha sgambettato in aria Chirubino. Ritieni che il risultato del primo tempo possa condizionare in qualche modo, quindi vedremo squadre abbottonate prudenti in difesa del risultato di 1-1, magari affidandosi al contropiede o no? Assolutamente no, questa non è una partita in cui le due squadre si accontenteranno, ecco, magari può essere che all'ultimo. Bisogna vedere com'è il risultato, ma si affrontano invece a viso aperto, sia perché la Cinque Prontese è naturalmente prima, è una squadra da Guinness dei primati fino ad oggi, ma deve comunque guardarsi le spalle dalle inseguitrici, mentre la Meritese vuole capire se può o meno dare la svolta a questo campionato, essendo oggi l'ultima giornata di andata, perché la Meritese, non lo dimentichiamo, la classifica è bassa, la classifica è corta, quindi la Meritese è in zona medio-bassa, potrebbe anche scivolare nella griglia dei play-out, come invece con una serie magari di risultati positivi potrebbe ambire a fare i play-off per riuscire a superare questa seconda categoria, approdare in prima. A sua volta l'importanza di questo incontro credo che sia anche sotto l'aspetto mentale. Una vittoria contro una squadra così forte farebbe, diciamo, rinvigorirebbe con l'ambiente. Tanto i gesti di fair play oggi se ne vedono tantissimi. Attacca in questo momento la formazione di casa con i Gurneri, ripartenza, cerca di andarsene Zaccone, circondato da un nucleo di avversari, finisce col perdere palla, imposta l'ennesimo tema offensivo la formazione pianeggiana, che non ha nessuna intenzione di tornare a mani vuote e nemmeno con un risultato utile, cioè con il pareggio. Campisi ora ha affrontato due avversari della Meritese, tra i quali uno mi pare fosse Nucera. L'arbitro ha fischiato questo calcio di punizione e ne ha riuscito, diciamo, voleva tentare per lo più un dribbling, uno slalom tra questi due uomini in maglia rossa, non c'è riuscito. L'arbitro ha anche fischiato un calcio di punizione per la Cinque Prontese, è rimasto a terra il difensore della Meritese, deve entrare il massaggiatore per sincerarsi delle condizioni di, appunto, di Nucera. Punizione ora in attacco,
quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo dalla parte sinistra, è pronto l'autore del gol, Campisi, a mettere dentro. Ci sono ben 6 giocatori del 5 Frondese in attacco. Vediamo che c'è Fenu, c'è Mavrici, c'è anche Pagano, Chirubino e Attisano Vincenzo, pronti a sfruttare questa ennesima opportunità per la 5 Frondese. Ne vedo pochi comunque ancora in difesa da parte della Melitese, sono quasi tutti là vicino al pallone, dovrebbero forse cercare di guardarsi un po' in aria, perché ce n'è qualcuno in più della 5 Frondese, pronti quando si alzerà Nucera, che rimane zoppicante. Vediamo se l'arbitro lo fa uscire fuori dal campo. Sì, Nucera quindi deve anche uscire fuori dal campo. Questa azione, la Melitese rimarrà per qualche secondo in 10, questo calcio di punizione verrà battuto con la superiorità numerica della 5 Frondese. Molto traffico in aria, la vuoi commentare tu questo calcio di punizione? Lo faccio io. Batte direttamente verso la porta di Ida, la palla sorvola la traversa, non di molto, ma non credo che ci fosse diciamo tanto pericolo. Questa radice tutta sulle reali necessità e bisogni, ma anche volontà, diciamo così, della formazione pianigiana. Entrata a gamba tesa e viene anche ammonito. Sì, un'entrata a gamba tesa, ma naturalmente andava a prendere il pallone, non c'è alcuna intenzione cattiva da parte del giovane Scaramuzzino, affrontato dal difensore della 5 Frondese, credo sia Pagano, che rimane a terra dolorante, è stato toccato sul collo del piede destro mentre interveniva a fermare questa ottima occasione d'attacco da parte di Scaramuzzino, che nei movimenti, ecco, anche come articola il corpo e come gestisce le braccia, mi ricorda molto Shevchenko, ma è ancora un giovane, naturalmente lo diciamo così, non è che vogliamo veramente paragonarlo a Shevchenko, ma nel movimento a quelle mantiene, come si suol dire, l'equilibrio aiutandosi con il corpo. Una buona impostazione di gioco questa di questo giovanissimo numero 77 oggi della Melitese. Zaccone recupera palla a centrocampo, viene fermato ora da Pagano, si è ripreso il calciatore della 5 Frondese che era rimasto a terra, Laganà ferma in qualche modo, possiamo dire anche alla vecchia maniera, Chirubino, lo sta marcando proprio bene, è temuto Chirubino, ma Laganà gli sta alle costole, proprio attaccato, una marcatura simile a quella di Gentile con Maradona nei mondiali dell'82. Contropiede con una palla verso Scaramuzzino, desiste in un primo momento, ingrana poi il turbo, comunque mette in apprensione il difensore, lascia scorrere a bordo campo, nulla di fatto, ogni tanto si avvicina dalle parti di Fiorillo l'attacco locale basato su Zaccone, Scaramuzzino, Panzera, Latella e Nucera. Sì, si vede qualche sgroppata in particolar modo di Scaramuzzino, che riesce a creare un po' di problemi alla retroguardia dei biancocelesti. Al centrocampo ora lottano sul pallone Nucera, che ha la meglio, riesce a dare a Latella. Latella dialoga con Candido, Scaramuzzino chiede palla, viene data a Zaccone, non riesce a tenerla però utile per poter far intervenire qualche compagno, la palla va a perdersi nell'out di sinistra, di destra per della Melitese, ma sinistra in difesa per la 5 Frondese. Va a battere questa rimessa dal fondo Ocello.
era Pisano. Partita assolutamente regolare fino a questo momento, giocata a viso aperto, senza timori reverenziali e sudditanze psicologiche né da una parte né dall'altra, a tutto beneficio dello spettacolo che fino a questo momento ce la sentiamo di definirlo gradevole. Hai detto bene, a viso aperto ma rispettandosi a vicenda. Attenzione a Cherubino in fuorigioco, ma c'era comunque, era sulla palla Ida, che esce spesso dalla sua area piccola si scatafascia in orizzontale, come mi hai insegnato tu, a bloccare questo pallone. Comunque era fuori gioco. Zaccone difende bene palla nei confronti di Attisano Simone, qua la perde, fischia l'arbitro. E anche Zaccone guardato a vista dalla retroguardia, dagli ottimi Attisano, Pagano, Pisano, Ocello e Feno della Cinque Frondese. Calcio di punizione per la Melitese con il capitano Candito. Sta andando bene, ormai ci abbiamo verso l'ora di gioco e l'arbitro, il signor Pasquale Giosa, della sezione di Reggio Calabria, fino a questo momento se la sta sbagliando bene, tra virgolette, non ha dovuto tirare fuori troppi cartellini, comunque sta gestendo l'ordinaria amministrazione. Sì, sta facendo molto bene l'arbitro, non c'è stato nulla di che, poteva sbagliare magari nel non concedere il calcio di rigore, invece lo ha giustamente concesso, lo avrebbero visto anche gli ipovedenti questo calcio di rigore, era netto, grande quanto una casa, quindi ottimo fino a questo momento. Ingenuo l'intervento sì di Latella, come giustamente dici tu. La Melitese ora cerca di imbastire un'azione d'attacco, viene fermata, la palla arriva all'autore del gol, Campisi, si libera benissimo di Gurnari, Salvatore Pansera, che perché finalmente rivediamo in panchina Bruno Pansera. Ora Attisano Vincenzo, addirittura 4 della Melitese, vede, è cambiata anche la mentalità di questa squadra che gioca a viso aperto e ora affronta gli avversari aggredendoli, cosa che non avevamo mai visto, la migliore partita quest'anno della Melitese. Quindi non la tattica da uomo a uomo, ma addirittura a zona, a tratti si vede questo gioco, queste tattiche. Sì, ora si è allungato un po' troppo il pallone Laganà, ma sta facendo molto bene anche lui in difesa, è riuscito a fermare oggi fino a questo momento l'attaccante Cherubino in maniera eccellente. Tutta la difesa della Melitese comunque è molto attenta, qualche ingenuità come quella del rigore, ma nulla di che. Anche l'arbitro ha capito che il tema dominante dell'incontro è questo duello molto interessante fra il centroattacco e il centromediano. Sì, il direttore di gara comunque sta fischiando bene, cercando anche di non far innervosire l'incontro. I suoi interventi sono giusti, ha ammonito al momento giusto. Ora la palla si perde comunque tra le mani del portiere Ida della Melitese, questo attacco della Cinque Frondese si è perso quindi tra le mani di Ida. Si riprende con Gurnari che riesce in qualche modo a far intervenire Scaramuzzino, si invola verso Fiorillo, è più veloce Fiorillo, la palla era troppo lunga. Diciamo che il pallone e il pallone è diventato quasi imprendibile, viscido. Sì, il pallone rimbalzando con il terreno ha anche piovuto, ora esce uno sprazzo di sole, un tempo pazzo come dicevo prima, freddo ma pazzo. La partita è condizionata un po' da questo, però può essere condizionata sia da una parte che dall'altra. Sicuramente diventerà più veloce l'incontro, vediamo se le squadre riusciranno a... Intanto si arrabbiano un po' Cherubino e Laganà, tante chiacchiere è qualcosa che bisogna un po'
forse era Mavrici più che Chirubino, e Mavrici con Laganà si discute, ma nulla di che, stretta di mano, si ricomincia. Queste schermaglie servono anche per mostrare i muscoli e i denti e per far capire all'avversario che comunque un fallo non rilevato dall'arbitro si adegua un po' il signor Giosa, Pasquale Giosa di Reggio Calabria, che sta dirigendo bene fino a questo momento. Possiamo sbilanciarci un tantino, dai, su. Sì, sì, sta dirigendo bene l'incontro, fino ad ora non ha aizzato, perché spesso i calciatori si innervosiscono perché ritengono una decisione non giusta. Lui li ha aiutati molto. Intanto questa sciabolata verso Scaramuzzino non ha prodotto alcunché, si riprende con la rimessa dal fondo della 5 Frondese, che prova ad imbastire un'azione d'attacco partendo dalla difesa, supera ora il centrocampo, chiede palla a Chirubino ma viene data a Campisi, l'autore del gol su calcio di rigore, non riesce ad arrivare il pallone che era stato lanciato da Pisano. Fallo laterale per la Melitese, va a battere Meduri, va verso la Tella. La Tella di testa non riesce a favorire l'intervento di Zaccone. Fallo laterale per la Melitese. Va ancora a battere Nucera. La Tella lotta a centrocampo. Qui alza un po' troppo la gamba, l'arbitro lascia correre. Candido. Palla che cercava di... Il pallone era stato lanciato verso Gurnari Giuseppe, ma è troppo lungo, la sfera va a finire in fallo laterale, battuta direttamente da Tigani verso Pagano, da questi a Pisano. Si fa vedere ora Tisano Vincenzo dalla parte sinistra, ottimo il gioco di gambe di Chirubino, non c'è nessuno in aria, sono quattro della Melitese invece a difendere, rimane sempre lì la palla, cross in aria, può colpire di testa Mavrici, traversa, miracolo questa volta di Ida, era Mavrici a colpire di testa, impattare questo pallone, un colpo di testa che era un tiro che sembrava veramente che avesse tirato con i piedi per quanto era forte, è riuscito Ida a smanacciare quel tanto che basta a far toccare al pallone la traversa, poi ancora una percussione in aria di Chirubino ed ora calcio di punizione dalla zona destra, va Campisi a battere. Si gioca con foga, con vigoria su ogni palla. Eh sì, perché siamo già arrivati al 18° quasi del secondo tempo, quindi stringono le cose, calcio di punizione ora. Campisi, nugolo è gol, ed è il gol della 5 Frondese, che passa in vantaggio su questo calcio di punizione battuto magistralmente per favorire Ocello, che è andato a colpire in aria una stazza superiore di questo atleta, non sono riusciti a tenerlo tra virgolette, e li ha sovrastati sotto l'aspetto atletico. Diciamo che a nostro avviso la difesa non abbia impostato al meglio per difendersi adeguatamente rispetto al calcio di munizione. No, assolutamente, la difesa qui della Melitese doveva controllare un po' meglio, si è visto che i calciatori della 5 Frondese in aria avevano degli spazi liberi, quindi naturalmente saltando così in aria è riuscito Ocello a impattare bene il pallone e a metterlo in rete. Ora ancora si discute al centro del campo, Laganà e Pagano si affrontano testa con testa e ci si arrabbia un po' troppo.
Si discute. Schermaglie. Ammonito Laganà. Ventesimo del primo tempo, ribaltone, ma non possiamo dire così. Riassumendo le reti. Riassumi? Sì, le reti sono state segnate da Zaccone e da Campisi nel primo tempo al 32esimo, poi nel secondo tempo il gol al 18esimo del secondo tempo di Ocello. La Cinque Frondese quindi è in vantaggio, ricordiamo che la sua classifica è di gran lunga migliore, la prima in campionato. Ottima la palla ora, che non è affatto in fuorigioco Scaramuzzino, lo era Zaccone, non lo so, secondo me non era fuorigioco, fischia l'arbitro comunque. Rimane a terra intanto un calciatore della Cinque Frondese, e Chirubino. Stavamo dicendo, un ribaltone servito su un piatto d'argento, su un vassoio d'argento, con guanti e livrea dal maggiordomo di casa. Sì, è stato un gol che è arrivato grazie al colpo di testa di Ocello, un calcio di punizione battuto da Campisi, erano in cinque in aria pronti a colpire, cinque i giocatori biancocelesti, è svettato più in alto di tutti Ocello, marcato malamente, questo lo dobbiamo dire, ed è stato gol. E diciamo anche che sia stato un bel gesto atletico spettacolare, un gol vecchia maniera di quelli che si vedevano negli anni 60 e 70 alla John Charles, centrattacco dalla Juventus. Sì, uno stacco maestoso, ottima, intanto c'è stata già la prima sostituzione, è uscito Latella ed è entrato con il numero 91 Caracciolo, quindi mette l'attaccante e prova a pareggiare questo incontro in panchina Tripodi, coadiuvato da Macheda. Uno stacco imperioso, atleticamente sono ben messi i calciatori della Cinque Frondese. Sebbene la Melitese fino a questo momento abbia disputato un grosso match, è riuscito a contenere l'avversario e soprattutto a colpire in contropiede. Sì, la Melitese fino a quando, diciamo, è giunto il gol del 2-1 c'era anche mentalmente, ora non bisogna, per i ragazzi in maglia rossa non bisogna disperare, bisogna crederci, perché hanno davvero giocato bene, la migliore partita fin qui disputata dalla squadra di casa, che in questo campionato non ha fatto vedere meraviglie, ma oggi finalmente sembrava trasformata mentalmente. Dovrebbe cercare di mantenere la calma e giocare il pallone come ha saputo fare fino ad ora, e magari provare a districarsi nella difesa avversaria, che lo ricordiamo è una delle migliori, è quasi un Guinness dei primati, ha già subito un gol oggi dalla Melitese, da Zaccone, ne aveva subiti 6 in tutto il campionato, subirne un altro sarebbe un record incredibile. Scivola, ennesima scivolata, Zaccone ne approfitta, è pronto e non arriva, fischia l'arbitro, addirittura forse il fuorigioco, ha fischiato l'arbitro forse il fuorigioco quando se n'era andato con il numero 49, il 9 entrato della Melitese, Tripodi, ma l'arbitro ha fischiato, credo che abbia fischiato il fuorigioco. Fino a questo momento non ce la sentiamo di metterlo in croce ora per questa opinabile decisione, ma fino a questo momento mi sembra di poter dire che abbia diretto bene. Questo intervento io non ho capito che cosa ha fischiato l'arbitro, naturalmente non è una sola, una sola occasione che può dare un punteggio all'arbitro. Fino ad ora è stata abbastanza sufficiente, diciamo da 1 a 10 fino ad ora
l'arbitraggio è da un 7 netto. Calcio di punizione per entra un po' scomposto Mavrici nei confronti di Zaccone. Batte malamente Candido, non capisco come mai ha battuto in questo modo. Pisana addirittura esce dall'area, gli dà, però salva tutto, capre e cavoli. Mi piacciono i portieri che escono in questo modo. Caracciolo. Caracciolo protegge la palla, ma poi viene fatto fuori da Pisano, che si prende, tra virgolette, anche questo calcio di punizione. Un giovane contro un veterano, un esperto dei campi di gioco. E in effetti si è visto in questa azione, perché qui Caracciolo è stato un po', come dire, surclassato sotto l'aspetto della veteranità di Pisano, che è riuscito a fermarlo in qualche modo mettendo il corpo davanti al pallone. Fallo ora qua di Zaccone nei confronti di Fiorillo. Si arrabbia Fiorillo in maniera incredibile, non so se sa quello che è successo. Non credo che sia un'azione per potersi arrabbiare così. Si sta arrabbiando tantissimo con Zaccone, non si riesce a capire cosa è successo. Addirittura l'arbitro va ad ammonire, forse ha dato uno schiaffetto da dietro, qui non abbiamo visto, ma hanno ammonito comunque Zaccone. Fioccano le ammonizioni. La scena madre questa volta ha fatto successo. Non ho visto, ma avrà forse le sue ragioni Fiorillo. L'azione non era poi importante, Zaccone comunque ha continuato lo stesso, non si è fermato, è saltato per tentare di impattare questo pallone che non ci sarebbe mai arrivato. Magari ha colpito con la mano il portiere Fiorillo. Tanto volano i calci a centrocampo. Mavrici ora colpisce Candido, si arrabbia e viene ammonito anche Mavrici. Spero tu abbia tenuto conto delle ammonizioni, perché io non riesco più a tenerne conto, ora sono tante le ammonizioni. Speriamo che non accada nulla di che, perché mi sa che si sono molto innervosite le due squadre. Bisogna mantenere comunque la calma, perché la partita fino ad ora è stata piacevole. Potrebbe finire con il 3-1 o con il 2-2. Possiamo anche dire così, non è facile, non possiamo consultare l'oroscopo. Ritorniamo al commento con la Melitese, calcio di punizione, Zaccone dentro e non impatta bene il portiere, tocca addirittura Meduri che stava per toccare questo pallone di testa, smanaccia, viene toccato Meduri che rimane a terra, viene chiamata alla panchina. Quelli della Melitese hanno invocato la concessione della massima punizione. Sì, è rimasto a terra intanto Meduri. Viene chiamata la panchina, il massaggiatore che entra in campo, il portiere Fiorillo della Cinque Frondese nei confronti di Meduri è stato toccato tra le mani, con le mani anche in faccia o nello stomaco. Meduri rimane a terra, ha qualche problema alla gabbia toracica. Ora vediamo se riuscirà a riprendere il gioco. Ecco, si rialza, comunque nulla di che. Questa era una ottima occasione per la Melitese per giungere al pari. Sta cercando comunque di arrivare a questo pareggio la squadra di casa, i Diavoli Rossi, come li ho chiamati oggi. Non ha nulla da rimproverarsi la formazione di Carmelo Laganà, affidata alle sapienti cure di Domenico Tripodi, una vecchia conoscenza dei campi di gioco. Ha vinto tantissimo con il suo Bagalati dalla terza categoria fino all'eccellenza, attraverso due spareggi, uno al Cesare Giordano con il Bocale e l'altro al Razza
di Vibo Valentia contro il Brancaleone. E poi ha diretto anche squadre del circondario tipo la Bovese, la Meretese, la Nuova Melito. Quindi insomma un personaggio di spessore. Sì, Carmelo Laganà, mi vanto di essere un suo amico. Diciamo che ci divertiamo anche a livello nazionale, sotto un certo punto di vista noi facciamo anche il fantacalcio assieme, oltre ad essere un esperto di calcio e di sport in generale, è anche uno che ha dato tanto a Melito e bisogna annoverarlo tra coloro i quali fanno cultura in questa cittadina e sono riusciti a creare qualcosa di importante per Melito, perché fare i dirigenti in queste squadre è davvero duro, ma lui ci è riuscito anche con buoni risultati, specialmente nel calcio a 5. Nel calcio a 5, arrivando ad avere la squadra femminile in Serie A. Attenzione, solo l'arbitro fischia il fuorigioco di Chirubino, che comunque ha provato lo stesso a perdere tempo tirando ugualmente in porta, ma era fuorigioco netto. La 5 Prontese punta naturalmente ad avere a ottenere bottino pieno per poter incrementare ulteriormente la sua ottima classifica. Sì, siamo ora al 31esimo e la 5 Frondese comunque sta affrontando come si deve questo incontro, da prima in classifica direi. Il vantaggio sta giocando abbastanza convinta, ecco, per portare a casa questa vittoria. Gli interventi sono un po' rudi, questo lo dobbiamo dire, ma nulla a togliere alle donne, ecco, ma questo non è un calcio, il calcio femminile, quindi gli interventi riescono tendono ad essere più duri e magari la 5 Frondese sta facendo vedere i denti, ecco, sta mostrando i denti. Vedi come anticipano, come entrano in raddoppiano, ecco, le marcature. Ottimo questo pallone, non sbaglia Tisano Simone, avrebbe favorito Zaccone. I disimpegni della capolista sono precisi, dove c'è una difesa, un'autentica muraglia cinese, un centrocampo che filtra bei palloni per le punte e attaccanti che non si fanno pregare due volte quando devono scaraventare il pallone in fondo al sacco. La Melitese ora sta cercando comunque di fare la partita, ha cominciato a macinare gioco, possesso palla, sicuramente sta stringendo nella propria metà campo la 5 Frondese, che sicuramente da 5 minuti prova soltanto a giocare di contropiede. La partita della Melitese quindi sarà questa oggi, dovrà attaccare e dovrà stare attenta in difesa a ai vari Chirubino, Campisi, Attisano, ma anche a Mavrici, perché sono velocissimi. Attenzione all'attacco in aria, ora era Tripodi anticipato, è un po' troppo lento Tripodi, magari ha paura di questo terreno scivoloso, viscido. 33-15 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, il risultato è cambiato, come vi ha riferito Ivano Verducci. La capolista sta sbancando il Maro Simone, 2-1, è uscito pochi istanti fa l'autore del gol del pareggio, sia pure su calcio di rigore netto, che l'arbitro giustamente ha concesso Campisi. Sì, un'altra sostituzione della 5 Frondese. È uscito Campisi, ha rafforzato il centrocampo, ma potrebbe dare anche un aiuto in difesa su Race. Ennesimo calcio di punizione in attacco per la 5 Frondese. Un altro cartellino estratto dall'arbitro Giosa.
prima erano in 5 ad entrare in area, si stacca anche dalla difesa Ocello, l'autore del gol, che ha svettato tra tutti ad impattare quel pallone con un eccezionale gesto atletico, e anche stavolta si porta in avanti, è pronto a scaraventare in aria Pagano, e vi sono i vari Ocello, Chirubino e compagni, batte ribatti con Attisano che riesce a farsi mettere la palla in calcio d'angolo. La pecca di questa squadra della Melitese forse in difesa è il fatto che non vi sono ragazzi con abbastanza alti, quindi hanno difficoltà nel contenere magari questi calci d'angolo. In effetti va a svettare di nuovo di testa Pagano, ogni pallone che arriva viene sempre colpito dai giocatori in maglia bianco celeste di testa, perché conta l'altezza, in questo caso conta. Conta anche e soprattutto la tattica vincente, quella della cinque frontese, che non solo ha colpito due traverse e ha segnato due gol, ma ha sfiorato la marcatura in diversi frangenti. Sì, volevo farti notare comunque la ottima partita di Pansera Salvatore. Oggi sta cercando di gestire molto bene il centrocampo. Ora con molto mestiere Meduri riesce a tenere la palla, a far andare la palla sul fondo senza concedere nulla a Mavrici della Cinque Frondese. Volevo dire che ha messo la museruola al suo angelo custode. Esattamente, questa è l'esatta intervento da parte di un maestro come te, maestro del giornalismo. Calcio di punizione per la Melitese, bisogna comunque, anche questo è mestiere secondo me, un commentatore lo deve pur dire, quello della Cinque Frondese, ad ogni punizione una piccola polemica, si perde tempo, è sempre tutto importante. Quei secondi che servono a smorzare il fiato, e nello stesso tempo, essendo che la Cinque Frondese è in vantaggio, il tempo scorre. Circondano tutti Emilio Butraghegno, alias El Buitre, l'unico che possa sbloccare, che possa pareggiare. Intendiamo parlare di Vincenzino Zaccone, bomber della formazione di casa. La posizione nella quale ora Zaccone andrà a battere questo calcio di punizione è proibitiva. Se da quella posizione Zaccone riuscisse a mettere in rete, bisognerebbe mandare il video a livello nazionale. Lui comunque ci prova. Ha provato. Vedi come la barriera, pian piano che l'arbitro arriva a guardare, si avvicina sempre di più. Non è una questione, ripeto, soltanto della Cinque Frondese, ma avviene così. Se non vengono aiutati gli arbitri ad avere almeno quel segna linea, bello il tiro dentro, riesce a bloccare Fiorillo a terra. Insidioso questo tiro di Zaccone, perché è l'unico che può impensierire, capisci, quella scena madre. Perché un cartellino giallo vuol dire che ancora rimane in campo, ma se fosse il rosso... Quello è il problema, in effetti. Bisogna sempre, come dico io, stare attento a questo. Attenzione che se ne va Cherubino. Errore, e poi sbaglia anche lui. Incredibile Cherubino. Incredibile l'errore. Da una parte e dall'altra. Lo aveva messo a tu per tu col portiere Tripodi, ma poi Cherubino ha sbagliato tutto. Pietro Micca ha le polveri bagnate oggi. E così pare, è stato contenuto in maniera eccellente da Laganà. Poi ora che finalmente era riuscito a staccarsi da questa marcatura asfissiante, si è trovato un bel pallone e non c'è stato nulla da fare, perché l'errore è stato clamoroso. Intanto chiedono il fallo i giocatori della Cinque Frondese. Qua è stato atterrato, sgambettato Candido da Tigani.
l'arbitro non estrae il cartellino giallo, a questo punto questo per me è errore. Qui bisognava per forza ammonire, perché Candido avrebbe avuto un'occasionissima da poter sfruttare lanciando gli avanti dei Diavoli Rossi. Per molto meno Candido è stato ammonito, ora per un fallaccio plateale non ha ottenuto giustizia. E qui con questo errore, questo è un errore abbastanza importante quello dell'arbitro, qua bisognava tirare fuori il cartellino giallo, diciamo la verità. Ritorniamo all'incontro. Centrocampo, recupera ancora Candido, cerca di favorire l'intervento del numero 27 della Melitese, che è Pansera Salvatore. Da verso Gurnari, da dentro, niente, nulla da fare. Palla che si perde sul fondo. Mancano soltanto 5 minuti ormai, gli ultimi 5 minuti più altro di recupero per la Melitese. A questo punto si sta per aprire, per spalancare la porta del... Qui è il giorno della svolta, la Melitese se non cambia passo dovrà guardarsi le spalle. Pansera cerca Gurnari, nessuno dei due interviene, ma c'è Laganà a fare buona guardia, attento Laganà, stava per sbagliare. Recupera Gurnari, si diverte il pubblico comunque con queste giocate e con la veemenza. Gag esilaranti che ci stanno pure. Gag esilaranti, giustamente dici tu, e Laganà è comunque un grande, uno spettacolo nello spettacolo. Un osso duro, ne sa qualche cosa il centrattacco ospite, che oggi è stato bloccato tra virgolette sul piano atletico e agonistico. Sì, Laganà è un grande, un ministro della difesa, e lui di difesa se ne intende sotto vari punti di vista, non solo soltanto quello della difesa calcistica. E comunque oggi ha fatto una partita eccezionale Laganà, ha tenuto sotto controllo Chirubino e non solo, ha spronato tutta la squadra, però se questo non porta punti non credo che lui sia felice. 41:30, ormai ci avviamo verso la conclusione del match. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file pianigiane, sta per entrare in campo con il numero 14 Valenzisi. Sì. Proietta in avanti la formazione di casa alla ricerca del gol del pareggio, che ha cercato in tutti i modi possibili e immaginabili con una tattica generosa, costantemente proiettato in avanti, ma ha di fronte la capolista. Sostituzione, intanto è uscito il capocannoniere del 5 Frondese Chirubino, ottimamente fermato oggi sullo zero nel taccuino dei marcatori da tutta la Melitese, ma da Laganà in particolare. Calcio di punizione comunque battuto, anche nella Melitese è entrato mi pare Said Zaccone, addirittura venuto a centrocampo, giostra Candido verso Caracciola, addirittura viene raddoppiato e recupera il pallone a Tisano Vincenzo, che è un ottimo anche giocatore di sostanza. Il povero Caracciolo, tra virgolette, stretto nella morsa dei mastini Pitbull e Alani. Sì, è stato fermato, l'esperienza è superiore.
ma questa è una buona partita, una buona vetrina per farsi le ossa per questi giovani. Sarà, il futuro sarà per loro. Oggi non hanno, hanno dimostrato, voglio dire, di non essere inferiori di gran lunga a questa squadra che è la migliore in questo campionato. I giovani hanno fatto bella figura, i vari Scaramuzzino, i vari Caracciolo, il Meduri stesso, i Gurnari, hanno davvero giocato bene. Magari oggi la Melitese perderà questa partita, ma da qui bisogna ripartire, perché è importante non farsi risucchiare dal fondo e provare il tutto per tutto per tentare di entrare nella griglia dei playoff. Sarà dura, ma da questa partita la Melitese deve ripartire. Intanto la sostituzione, da squadra esperta navigata, si perde qualche secondo. Bisogna cementare questa vittoria e questo successo, ecco perché sta per entrare un muratore. Bellissima questa. Entra Muratore ormai quando siamo a 30 secondi dalla fine, entra per spezzare il fiato, per fare spezzare il fiato ai biancocelesti. È uscito Attisano che ha fatto un partitone oggi. Calcio di punizione ora, proprio al limite dell'area, proprio all'angolo di destra, è pronto a battere Pagano. Pagano sbaglia tutto, si giocherà ancora con la rimessa dal fondo di Ida. Ultimo 5 minuti di recupero. Non se la prende proprio nessuno, perché Pagano è il capitano della formazione pianigiana, ha disputato un gross match e ci può stare anche qualche sfaldatura. Sì, è un errore questo, che in poche parole ha concesso di nuovo la palla alla Melitese, non ha provato nemmeno il cross in aria, è stato un tiraccio. Lui ha, in quel caso, ha tirato proprio in porta sbagliando completamente il tocco. La Melitese ha potuto rimettere quindi dal fondo e ricominciare un'altra azione in questi ultimi 4 minuti ormai che rimangono, perché l'arbitro ha concesso 5 minuti di recupero. Piccola spinta Ida, qua perde palla, poi la recupera in qualche modo, fa ribattere la punizione l'arbitro, la palla deve essere fermata, per non si può battere con la palla in movimento. Tripodi non interviene su questo pallone. 3 ora sono gli avanti della Melitese, che gioca con il 3-4-3. Calcio di punizione per i pianigiani, va a battere il nuovo entrato, appunto Muratore. Lascia che a battere sia Surace. Surace verso Muratore, vediamo se riuscirà a prendere questo pallone, lo tiene in campo e anzi addirittura si fa mettere la palla in calcio d'angolo. Siamo ormai in pieno recupero, ormai siamo al 47esimo. Mancano 3 minuti, calcio d'angolo per la 5 Frondese, che sta chiudendo questa partita in attacco. È riuscita con un secondo tempo magistrale a portare via per ora i 3 punti importantissimi per la 5 Frondese, che chiuderà il girone di andata in netto. E qua un'uscita di Ida a farfalle, ha smanacciato la palla, meno male che non ne ha approfittato nessuno. Said, ottimamente questo pallone, bellissimo il lancio verso Zaccone sulla sinistra, salta perché scivola e poi è ancora Ocello a recuperare, sbroglia completamente la matassa Ocello, ennesima scivolata della 5 Frondese. Melitese in attacco, Caracciolo non arriva sul pallone, lo recupera Mavrici. Mavrici viene rincorso da 3 persone, slalom, e poi viene fermato e fallosamente, ed ennesima ammonizione nei confronti di un giocatore della Melitese. Si tratta di Pansera Salvatore. Manca poco ormai, Domenico, soltanto 2 minuti. Si fa buio per i giocatori del mister Tripodi, del duo Tripodi Macheda, del presidente Ida, di Lagana Carmelo. Se la sono giocata comunque oggi i ragazzi in maglia rossa,
hanno davvero fatto un ottimo primo tempo, un secondo tempo in cui sono stati trafitti da un elevato gesto atletico di Ocello, cross in aria, di nuovo esce Ida, smanaccia, la palla rimane lì, viene fatta preda da Valenzisi che viene recuperato, Said, entra ottimamente Tigani, palla in out, battuto. La Melitese non ha però ancora superato il centrocampo, lo fa in questo momento con un lancio lungo, niente da fare, non c'è idea ormai, si gioca a memoria, guarda che stacco che c'è tra il centrocampo e l'attacco, non c'è tra la difesa e l'attacco, non c'è nessuno a centrocampo, si difende in otto e si attacca pure. Said tocca un bel pallone per il nuovo entrato Tripodi, Laganà verso Pansera, lancia per Tripodi, sbaglia il tocco, Zaccone ne potrebbe approfittare in aria, fischia l'arbitro, più che altro un fallo di confusione, anche se comunque Zaccone in velocità non si è fermato, andava troppo veloce, ha toccato magari fallosamente Pisano, calcio di punizione. Fioccano i cartellini gialli come la neve a Courmayeur, Madonna di Campiglia e Cortina d'Ampezzo, se non Kitzbühel e Salt Lake City, ma ormai la partita è bella e finita, la Cinque Frondese ha vinto meritatamente perché ha giocato meglio, ha costruito di più, ha saputo contenere le spuriate dei padroni di casa che hanno sfiorato il pareggio, questo sì, non sarebbe stato certamente scandaloso, ma il successo arride giustamente, questa è la nostra opinione alla quale non rinunceremo mai, alla formazione pianigiana. Sì, la Melitese oggi deve ripartire mentalmente da quest'ottima partita che ha disputato contro la prima della classe, non sembrava assolutamente che fosse invece nelle zone basse, ha giocato bene il primo tempo, addirittura meglio, ma nel secondo è stata sopraffatta, ecco, dall'atleticità degli avanti della Cinque Frondese, una vittoria meritata. Questa squadra biancoceleste della Piana è destinata a vincere questo campionato, la Melitese speriamo che riesca a migliorare la posizione attuale in classifica. A te per le conclusioni, io intanto saluto tutti, alla prossima. Passo ai saluti, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e per averci generosamente concessa questa vetrina. La linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. Noi ci sentiamo fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.